Ma il RAI è un bene comune, dovrebbe esserlo e spero lo sia sempre di più. Questo è importante, una RAI che racconta un paese che è in un momento di difficoltà ma che vuole uscirne, che è pieno di energie positive in tutto il paese. Poi da Napoli soprattutto una RAI che sia forte nel mezzogiorno, evitare uno spostamento del baricentro anche della RAI verso nord, questo è un altro impegno. Unità d'Italia passa attraverso la dignità dell'informazione anche a Napoli nel mezzogiorno. Anche perché il centro di produzione RAI è uno dei centri di produzione storici, no? Di cui siamo fieri e che è stato un po' ridimensionato, diciamo così, in questi anni. Mi auguro che con questa anche energia positiva che c'è nel mezzogiorno, a Napoli, non solo la nostra amministrazione, ma con tante energie si possa dare un segnale che Napoli e il mezzogiorno sono strategici per l'unità del paese e per lo sviluppo, e l'unità e lo sviluppo passano attraverso una buona informazione e attraverso investimenti economici nei centri di produzione che non sono sacche da assistere ma sono professionalità, competenze che nel passato e nel presente hanno dimostrato di essere anche eccellenza nell'informazione del nostro paese. Ma in RAI c'è bisogno da un lato di un passo indietro della politica come occupazione partitocratica del CDA e quindi mi auguro che questo governo cancelli la legge Gasparri. E in secondo luogo ci vuole più politica nel senso di più progettazione, più investimenti, più una RAI bene comune, servizio pubblico che racconti il paese, un paese che vuole crescere e che ha bisogno di una RAI che rappresenti la società e tutte le anime di questo paese, una RAI indipendente e plurale allo stesso tempo.